Quinta giornata del campionato di Serie C, si affrontano Beachievi e Cus Piemonte Orientale. L'ex allenatore della Don Bosco Crocetta, lo sbasso per Lisini che ne appoggia due, molto ben fatti, pareggia la formazione guidata da coach Alessandro Ponta. Le scelte di coach Alessandro Ponta. Adesso andiamo dall'altra parte con la tripla a bersaglio di Riccardo Riva, il capitano degli ospiti, che porta Cus sul più 3, cerca di mettere in difficoltà Cuspio Pezzulla dal mid range, grande canestro di Leonardo Pezzulla. Si va invece da Alex Davigo, blocco da parte di Stella, nessuno si accoppia con il numero 55 che punisce mid range di Alex Davigo, che riaccende per un attimo il palagialdo. Vai a lasciare solo il capitano. Gioca molto bene spalla canestro, stoppata di Stella, grande difesa del numero 8 contro il piede di Bea. Attenzione a Morris, attacca contro l'aiuto di Riva, c'è il fallo, c'è il canestro, ci sarà il tiro libero supplementare, grande giocata di Malvin, muove in contropiede, recupera il rimbalzo, il numero 20 stoppato ancora da Edo Roy e salva la palla Morris, attenzione al contropiede, sempre Corrado, nessuno si accoppia col numero 7, tripla in transizione, da Corrado, da 3, pareggia, 9 pari, 55 in maglia bianco-arancio. Perso completamente Pezzulla da tre punti, cerca di rispondere, lo fa molto bene, tripla di Leonardo Pezzulla. Attenzione alla pericolosità del numero 3 da lontano, Pezzulla ha perso da tre punti, un'altra tripla del numero 2, ancora a bersaglio Leonardo Pezzulla. Accetta il cambio stella virata del numero 3, palleggio, anzi no, scarico all'ultimo, grandissima palla vicino a canestro per Lisini che sbaglia, ma segue, prende rimbalzo, ne appoggia due. E qui manca la taglia fuori per la difesa della formazione di casa. Blocco da parte di Stella, attacca Corrado, scarica per il numero 8, taglio di Edo Roy, perso dalla difesa, appoggia al vetro, grande canestro di Edo Roy. Ritmi molto alti in questo inizio di gara. Attenzione a Riva, scarico nell'angolo, per la tripla, piedi per terra di Lorenzo Billi. A bersaglio, tripla, time out, chiamato da coach Conti. Lo sbasso per Edo Roy contro Riva. C'è il mismatch, gancio di Edo con la mano sinistra, grande canestro di Edo Roy. Buona uscita dal time out per la formazione di coach Conti. Uscita per Roy, si muove Stiffi che fa saltare il difensore, tripla del numero 11, Marco Stiffi da 3, eccolo che si sblocca, meno 4 Bea. Si va ancora da Fracorrado, blocco da parte di Stella, attacca il numero 7, grande palla per Stella che appoggia con la mano destra al tabellone, time out per il coach Ponta, si accende il palagialdo, meno 2 adesso per la formazione di casa. Uscita per Billy che riceve, attenzione alla sua pericolosità da lontano, esce forte Stiffi, lo sta molto bene, tripla a bersaglio di Sebastiano Mogni, ancora una grande uscita dal timeout per Cus Piemonte Orientale. Scarico per Corrado che deve mettersi qualcosa, 5 secondi, va dietro la schiena, Fra, grande giocata del numero 7, che canestro per Corrado. Qui Fra ha alzato il livello dell'asticella, canestro clamoroso di una difficoltà immane. Mogni attacca, palleggio, resto tiro, molto ben fatto, gran canestro del numero 8 che anticipa l'aiuto di Origlia con un ottimo palleggio verso tiro. Questo secondo quarto, 5 minuti alla fine del primo tempo. Palla per Quagliotto che attacca il recupero da parte di Pezzulla, segna col contatto con il fallo, grande canestro di Riccardo Quagliotto. Prestato da Quagliotto, si va dall'altra parte per Lorenzo Billi che attacca il recupero di Alex Davigo. Difesa e aiuto di Malin Morris. Il fallo è sul tentativo di tiro, segna con il contatto Lorenzo Billi. Possibile gioco da tre punti per il numero 3. Si va da Corrado che se la gioca, scarica all'ultimo per Morris, tripla dall'angolo del numero 27, a bersaglio Malvin, accorcia le distanze, 27-34 adesso. Tre punti fondamentali per i padroni di casa. Ributta fuori ancora per Alex, si deve costruire lui il tiro, se la gioca Alex, col contatto appoggia la palla al tabellone, super canestro di Alex Davigo. Questa è tutta l'esperienza di cui parlavo prima. Riva che gliela rimette in mano, ancora Billy, vola Morris ma non abbastanza, tripla di Lorenzo Billy, a bersaglio ancora, time out per il coach Conti, un altro canestro da tre punti del numero 3. E adesso palla nelle mani di Fracorrado, si va da Davigo, taglio di Stiffi, non servito, si va da Edo, tira dal mid range del doppio zero, a bersaglio, grande canestro di Edo Roy, importante per attaccare subito molto bene la zona. Centro ma sbaglia, ma lui stesso per prendere rimbalzo, Morris finta e trova Corrado, ancora Malvin, perso completamente, tripla del 27, importante per accendere di nuovo il palagialdo, meno 3 per Bea, time out, poi sponta. Pensa per un attimo al tiro a 3 punti, poi no look per Lisini, contro Morris c'è il mismatch, se la gioca Lisini, segna con il contatto, grande canestro di Matteo Lisini. Se la gioca il 55, poi trova Frato Rado, esitazione, cerca una palla difficile verso il canestro, grande
giocata di Franco Corrado che ne appoggia due molto morbidi per il meno 3. La palla per Lorenzo Billy, attacca ma viene raddoppiato, cerca di uscire di prigione, tiro difficile su una gamba sola, grandissimo canestro di Lorenzo Billy che paga la cauzione. Palla per Roviglia in punta, ribalta per Corrado, blocco del numero 3 che si muove dentro l'area. Movimento a ricciolo di Morris che prende il tempo, grande canestro di Malvin Morris che ne appoggia altri due sul fondo della retina. Billy splitta il raddoppio, grande palla per Lisini, ancora Lorenzo Billy che tira fuori un altro coniglio dal cilindro. Difficile quel contatto ma Stella prende un altro rimbalzo in attacco. Corrado perso, mette i piedi a posto, tripla di Francesco Corrado, ancora la 3, pareggio, quota 45. E il numero 7 si gira e fa vedere il muso duro al Palagiallo che si esalta nuovamente, parità. Si lotta il rimbalzo, la tocca a Lisini, poi la controlla, Morris sbaglia, anzi recupera. Attenzione, ah, Morris incontra in campo aperto, schiacciata con due mani di Malvin Morris che scalda il Palagiallo. Attenzione all'esplosività del 27. Lisini aspetta l'uscita di Lorenzo Billy, esce forte Aviglia su di lui, attacca Billy, verticalità di Lorenzo, tiro difficile di Lorenzo Billy, ancora a bersaglio, super canestro del numero 3. Billy scarica all'ultimo per l'appoggio al tabellone da parte di Mogni, sbagliato dopo anche il tocco di Lisini, contropiede Corrado, controvolta, alza la parabola, che canestro di Francesco Corrado. Della difesa degli ospiti con Billy, chiamata di corna per Corrado, passa dietro la difesa, tripla Francesco Corrado, ancora la 3. Terzo quarto, Corrado, attenzione al numero 7, taglio di Davigo, perso dalla difesa, alza la parabola, Alex segna il capitano anticipando il tentativo di stoppata da parte di Grattarola, super canestro di Alex Davigo. Una grande palla per Mogni che ribalta completamente per Lorenzo Billy, tiro difficile del numero 3, super canestro, facendo girare la palla con la mano sinistra, la mano debole, ancora Lorenzo Billy, skip nell'angolo per il tiro da tre punti di Viva che pareggia la quota 64. Attenzione che adesso ve è uno in meno, Stippi cerca di fermare Lorenzo Billy che appoggia il tiro sul ferro, grande canestro del numero 3, svantaggio per Custo Monte Orientale, time out per Coach Conti. Davigo in transizione, extra pass per Corrado, se la gioca il numero 7, Euro Step, canestro di Franco Corrado, più uno. Palla per Aviglia, uscita molto ben fatta di Corrado, tripla del numero 7, Francesco Corrado da 3, più 4 Vea. Questo ultimo periodo, wow, un'altra palla recuperata di Edo, contropiede per Corrado che appoggia con la mano destra sul fondo della retina. Corrado aspetta, palla per Edo Rua in ritmo da 3, tripla! Edo Rua ancora! Un quarto quarto da consegnare ai postri del numero doppio 0. Pezzulla importantissima per rispondere, super canestro con coraggio di Leonardo Pezzulla, meno 8 per Cuspiemonte Orientale. Pezzulla ancora per costruire un tiro, si va nell'angolo da Viva che deve inventarsi qualcosa, tripla del 18 da capitano vero. Da quest'ultima decina ancora il numero 7, palla nell'angolo per Edo, e sta Pes, gran palla per Davigo, tripla del 55, no! Ancora Alex glaciale nell'ultimo minuto di gara, è sempre lui, è sempre il capitano. Oh capitano mio capitano! Mogni nell'angolo per Rota, tiro importante da 3 punti! A bersaglio! Leonardo Rota, fondamentale! 7 secondi, 6 secondi, Corrado deve mettersi qualcosa, se la gioca, scarico per Stella, che appoggia al vetro! Andrea! Stella! Si scatena il Palagiallo! Ma cosa ha fatto Corrado? Stella si fa trovare pronto, ne segna due che pesano come un macigno! Finisce così! Bea batte Cuspiemonte Orientale in una partita veramente straordinaria!